qui si vota per l'Europa e anche se tutti gli altri non l'hanno capito perché utilizzano queste elezioni come sondaggio, vi prego, scegliete un progetto che abbia un senso per l'Europa. Ursula von der Leyen ha fallito politicamente, ha fallito dal punto di vista delle riforme istituzionali e, ahimè, ha fallito anche sulla concretezza. Noi, se eletti, lasceremo Roma e andremo al Parlamento europeo. Meloni, Schlein, Tajani, Calenda, no. La Meloni vuole consentire a Viktor Orban di bloccare il cammino dell'integrazione europea. Ecco, io credo negli Stati Uniti d'Europa e mi impegno in questa campagna elettorale sugli Stati Uniti d'Europa. La Meloni e Salvini dicono meno Europa. Siamo qui con Matteo Renzi, candidato di Stati Uniti d'Europa, e siamo ormai al rush finale di questa lunga campagna elettorale per le elezioni europee. Le faccio una domanda così, un po' di carattere generale. Lei pensa che gli italiani abbiano capito la centralità di questo appuntamento elettorale per il loro futuro? Penso di no, ma quando dico che gli italiani non hanno chiara la posta in gioco, sto dicendo che quelli che non hanno capito niente sono i politici italiani che si candidano in Europa dicendo da subito che anche ove venissero eletti non andrebbero al Parlamento europeo, non soltanto sono dei buffoni, ma sono gli unici politici in 27 paesi, solo in Italia, che dimostrano che delle elezioni a loro non interessa niente. Chi non ha capito la posta in gioco delle europee sono i politici italiani. Se ti candidi e vieni eletto, devi andare a cambiare l'Europa. Se ti candidi, vieni eletto, non ti puoi dimettere. Quindi Meloni, Schlein, Tajani e Calenda, tutti e quattro, sono dei buffoni. Dichiarazione molto forte. Io le aggiungo un passaggio. Lei è molto critico con la gestione von der Leyen. È critico anche nei confronti dello schema che ha prodotto poi la von der Leyen. E le chiedo, se questo schema non ha funzionato, qual è poi l'alternativa? Io sono molto duro nelle mie espressioni perché ho scelto di candidarmi e se eletto lascio il Parlamento italiano. Dunque mi sto rimettendo in gioco perché penso che la sfida dell'Europa sia devastante. Noi abbiamo le guerre, la crisi economica, la crisi della sostenibilità e l'Unione Europea sembra essere diventata irrilevante. Ursula von der Leyen in questo ha rappresentato una presidenza sbagliata. Non è riuscita ad affrontare le scelte dello Stato di diritto, che è un punto molto importante. Lei ha dato corda a Viktor Orban, non è stata capace di rimettere Orban al suo posto. E Orban prende tutti i soldi delle tasse degli italiani per fare quello che fa in Ungheria. Non è andata avanti sulla riforma dei trattati e sul Green Deal ha avuto uno sguardo ideologico. Io sono per lottare per la sostenibilità. Ma se tu, con un criterio ideologico, fai chiudere le aziende in Europa, le riapri in India e in Cina, da noi rimangono i disoccupati e in India e in Cina crescono le emissioni. E il pianeta, paradossalmente, è più inquinato di prima perché il livello standard dei parametri ambientali di India e Cina è decisamente peggiore di quello europeo. Dunque, Ursula von der Leyen ha fallito politicamente, ha fallito dal punto di vista delle riforme istituzionali e, ahimè, ha fallito anche sulla concretezza. Non è dunque un problema di schema, è un problema di nomi. Se ci fosse stato Kyriakos Mitsotakis, greco del Partito Popolare, le cose sarebbero andate meglio. Se ci fosse stato Antonio Costa, socialista portoghese, le cose sarebbero andate meglio. Se ci fosse stato Xavier Bettel di Renew del Lussemburgo, le cose sarebbero andate meglio. È Ursula che ha fallito. Ursula oggi è votata da Forza Italia. Noi invece non siamo dalla parte di Ursula e quindi siamo contro Forza Italia. In questa carrellata di nomi non ho sentito nessuno di ECR. Lei non sarebbe favorevole a considerarli come forza, diciamo, di governo? Per me no. Parliamoci chiaro. Qual è il primo punto nel programma di ECR, che è il partito di Giorgia Meloni? Diciamolo. Il primo punto è no al superamento del diritto di veto. Cioè la Meloni vuole consentire a Viktor Orban di fare lo splendido coi soldi nostri. La Meloni vuole consentire a Viktor Orban di bloccare il cammino dell'integrazione europea. Ecco, io credo negli Stati Uniti d'Europa e mi impegno in questa campagna elettorale sugli Stati Uniti d'Europa.
La Meloni e Salvini dicono meno Europa. Dove l'Europa non conta niente, o dove almeno questa è la percezione, è sul conflitto a Gaza. Ed è lì dove, diciamo, come mostrano anche le mobilitazioni online e offline di questi giorni, i cittadini europei hanno, diciamo, si aspettano maggiori risposte. Le chiedo cosa, secondo lei, è mancato all'Europa e cosa manca per incidere in questi processi, se lei vede qualche responsabilità. Le responsabilità di ciò che sta avvenendo in Medio Oriente ovviamente in primis vanno date a chi è colpevole, in primis ai terroristi di Hamas che il 7 ottobre hanno scientificamente cercato di uccidere, violentare, distruggere più civili israeliani possibili, ma hanno soprattutto cercato di far esplodere il Medio Oriente. L'obiettivo era creare una rivolta dentro il mondo islamico e questa cosa non è accaduta, perché il mondo islamico è stato capace di tenersi su una posizione di dura critica degli attentati e degli estremisti, di ferma condanna delle reazioni israeliane, ma il mondo arabo non è diventato il teatro di una esplosione di guerra contro Israele e contro l'Occidente. Il punto è che continuano a morire i bambini a Gaza, il punto è che continuano ad arrivare i missili su Israele, il punto è che i soldi della comunità internazionale che dovevano essere dati per le scuole di Gaza sono andati per i tunnel sotto le scuole di Hamas. Allora la questione è oggi: uno, fermare questa deriva che è in corso. Io non credo che siano potenzialmente sullo stesso piano l'attacco di Hamas e la reazione di Israele, perché l'attacco di Hamas è l'attacco di un'associazione terrorista, di un movimento terrorista, di un gruppo terrorista. Dall'altro c'è la reazione di uno Stato democratico. Sul livello della reazione ovviamente si può e si deve discutere, ed è evidente che farebbe molto bene a Israele cambiare il primo ministro ed avere al posto di Netanyahu una personalità diversa, ma mettere sullo stesso piano Israele con i terroristi è, a mio giudizio, un errore e una forzatura. Però posso dirle, se restiamo al post 7 ottobre, non ci stiamo perdendo un po' di quello che è successo? Non le sembra che stiamo mancando di sottolineare la simmetria del conflitto, gli interventi della Corte Penale Internazionale, i dati di fatto che mostrano una reazione oltre che sproporzionata, anche totalmente senza via d'uscita? Questo è il punto chiave, la via d'uscita. Chi è il soggetto che può più di ogni altro portare a una soluzione? Per me è il mondo arabo riformista. Io lo dico da anni, sono anche talvolta attaccato per questo. I paesi arabi riformisti, a cominciare dall'Arabia Saudita, sono gli unici che possono, da un lato, creare le condizioni perché si arrivi davvero allo Stato di Palestina, che è un diritto sacrosanto della gente palestinese. Avere uno Stato ufficialmente riconosciuto. Io questa cosa l'ho detta di fronte al Parlamento israeliano, gli ho detto: noi siamo per i due popoli, due Stati. Punto. La via d'uscita è riuscire a portare dei politici che sappiano far parlare i protagonisti, e però questo manca. Se ci fossero gli Stati Uniti d'Europa, sarebbe più semplice provare a giocare un ruolo di mediatori, di facilitatori dentro questo conflitto. Per me il tema chiave è quello del riconoscimento dei rapporti tra il mondo arabo e Israele e da tutto il mondo verso lo Stato di Palestina. Mi auguro che questo accada il prima possibile e vorrei veder festeggiare con i bambini di Gaza e i bambini di Tel Aviv che insieme costruiscono, indipendentemente dalla loro fede religiosa, un luogo di pace e di dialogo. In questo contesto piuttosto complesso si inseriscono anche le vicende di oltreoceano. Trump ha appena ricevuto una condanna su 34 capi di imputazione e si avvia comunque a contendere la leadership statunitense. Io penso che la situazione della politica americana ci dovrebbe spingere, a maggior ragione, a lavorare per gli Stati Uniti d'Europa. Perché se noi pensiamo che il mondo possa continuare con l'America che ci fa da mamma, zia, nonna e biscugina, ragazzi, non è più così. E l'abbiamo visto quando Trump ha dato un messaggio brutale alla Trump sul tema delle spese militari e della NATO. Ha detto: chi non paga le spese militari della NATO non soltanto non avrà l'aiuto americano, ma spero che i russi lo invadano. La consueta raffinata analisi geopolitica di Donald Trump. Penso però che questo sia il punto. Tutte le volte che studio
la politica americana, penso a quanto sia importante avere gli Stati Uniti d'Europa. Ed è la cosa che mi rende orgoglioso di questa campagna elettorale. Qui si vota per l'Europa e anche se tutti gli altri non l'hanno capito perché utilizzano queste elezioni come sondaggio, vi prego, scegliete un progetto che abbia un senso per l'Europa. Meloni l'ha capito che si vota per l'Europa o utilizza per queste elezioni per un nuovo referendum su di sé? Ma Meloni lo ha detto, lei si candida per vedere se c'è ancora consenso. E secondo me andrà anche bene, purtroppo. Però è la dimostrazione di una leader che non è una politica, ma è un influencer. Io ci ho scritto un libro, Palla al centro, su questo. Giorgia è un influencer. È molto, 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 molto brava a comunicare e contemporaneamente è totalmente inadatta al governo. E l'avete visto anche a Caivano. Ennesima inaugurazione, ha preferito posizionare il proprio social media manager in fronte a De Luca, facendo un lavoro straordinariamente efficace dal punto di vista della comunicazione. Però, diciamo, questo può interessare chi controlla lo sviluppo dei reel, guarda come vanno i video virali, ma le condizioni di vita, gli stipendi, le pensioni, la creazione di opportunità perché i giovani non se ne vadano, stanno al centro delle preoccupazioni del governo, almeno quanto come valorizzare il social media manager di Palazzo Chigi? A Meloni mi sembra più interessata ai post che ai posteri. Un doppio appello, andare a votare e sul perché votare. Andare a votare perché l'Europa decide per voi, decide sul futuro della vostra sanità, aprendo o non aprendo la possibilità di ricorrere di nuovo al MES con 37 miliardi. Decide dei vostri stipendi, dando più o meno flessibilità alle regole del patto di stabilità. Decide sulla pace e sulla guerra, come abbiamo cercato di dire. Decide sulle vostre case con le direttive green o decide sulla vostra terra con i provvedimenti della politica agricola comune. In questo scenario vi chiediamo di votare per Stati Uniti d'Europa se avete un'idea dell'Europa diversa da quella dei Salvini e Co. Perché? Perché loro dicono meno Europa, noi diciamo Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa significa elezione diretta del Presidente della Commissione, superamento del diritto di veto, difesa comune, investimenti sull'aerospazio, sull'artificial intelligence, politica agricola comune che dia una mano a chi davvero crea posti di lavoro e ricchezza sui prodotti del territorio e non a chi vive di rendita. Questa idea di Stati Uniti d'Europa è però la cosa che ci caratterizza, lanciata da Emma Bonino, una donna molto diversa da me, ma anche per questo io apprezzo molto il percorso che stiamo facendo insieme. Stati Uniti d'Europa è un sogno che sul simbolo ha un progetto politico, gli altri sul simbolo hanno un nome, un cognome. La Meloni mette Meloni, Salvini mette Salvini, Calenda mette Calenda, Tajani mette Berlusconi, perché se mette Tajani non lo vota neanche sua moglie. Però tutti mettono un cognome, noi mettiamo un progetto politico, uno. Due, a proposito di differenze, noi se eletti ci andiamo davvero. E l'Europa ha bisogno di leader che ci vadano, perché se i leader non vanno in Europa, noi non tocchiamo palla. Noi se eletti lasceremo Roma e andremo al Parlamento Europeo. Meloni, Schlein, Tajani, Calenda, no. Ecco, questa è la differenza tra noi e gli altri. Andate a votare, in ogni caso, ma se credete nel futuro del sogno europeo, c'è solo una novità, Stati Uniti d'Europa.